miei colleghi devo per forza presentarmi. Mi chiamo Maurizio Del Tesso, ho 34 anni, sono dalla provincia di Sondrio, Valterinese, imprenditore, artigiano. Mi sento, l'ho detto, non per una condizione ovviamente politica, cioè di campagna elettorale, ma mi sento veramente a casa. Io impiego 2 ore per venire qui, facendo i 2 passi, dipende se è d'estate o d'inverno, normalmente ero abituato a farli con la moto. Mi sento a casa soprattutto perché mi sono ritrovato veramente in una squadra. L'abbiamo detto più volte, noi tutti insieme, non è una forzatura, io per questo devo ringraziare col cuore Emanuela, Giorgio, in particolare qui a Bolzano e Mario, perché mi hanno fatto sentire subito a mio agio, per me era importante, perché era la mia prima esperienza, quindi per questo li ringrazio veramente molto. Io sono un artigiano di prima generazione, ho iniziato come tutti credo facendo dipendente, guadagniamo proprio pochino, guadagniamo 600.000 lire, quindi 300 euro di adesso, erano pochi anche allora. Ho cominciato a lavorare dopo il lavoro per cercare di arrotondare, perché non riuscivo neanche a pagare la benzina per andare tra la rosa. E poi mi sono trovato a tirar fili, fare elettricista, e poi da lì e avanti, insomma, con un po' di pazzia, io credo anche tantissima fortuna, ho fatto anche altro e mi sono trovato qui. Ho iniziato nella politica, io faccio politica economica da 7 anni, quindi ho iniziato facendo il presidente di giovani della Confartigianato, il provinciale, poi il regionale lombardo e poi il nazionale. Il mio compito era quello di ovviamente fare proposte nell'ambito della finanziaria, ma non solo, curavo gli interessi degli artigiani. Io le dico tantissime volte, credetemi, gli interessi degli artigiani per la maggior parte delle volte sono gli interessi anche dei singoli cittadini. Noi, la maggior parte delle nostre imprese, che abbiamo una media di 3 addetti, sono imprese familiari. Toccare le aziende artigiane vuol dire toccare le famiglie. Quindi mi ha formato molto sotto tantissimi aspetti, e qui questa esperienza mi ha fatto anche capire quali erano le differenze. Ecco perché, ad esempio, la scelta di candidarmi attualmente nel Popolo della Libertà. Vi dico 2 motivi. Beh, uno lo cito come esempio: quando analizzavo la legge finanziaria ancora del governo Berlusconi, nel giro di 200 pagine, un lavoro di 1 settimana, ci mettevo tanto, ma perché insomma sono un po' duro di testa, ma in 1 settimana io riuscivo da veramente la finanziaria ed ero già in grado di fare proposte. Non c'erano nessun tipo di aspetto nascosto, o comunque di parametro nascosto, che ci lasciava in qualche modo intendere che c'era qualche scheletro nell'armadio. Arriva il governo Prodi, oltre le 800 pagine, in realtà ancora adesso, soprattutto la penultima finanziaria, lo confesso, non l'ho ancora tuttora capita. Quello che ho capito io, e credo che abbia capito tutti noi, è che ci sono aumentate le tasse in maniera veramente eccezionale, di dismisura. Noi poi abbiamo avuto anche delle ingiustizie, io credo che siano ingiustizie non solo imprese ma sociali, cioè addirittura avere delle leggi retroattive, credo che sia in un paese occidentale moderno come l'Italia, credo che sia il fatto più grave che noi italiani, noi tutti non possiamo accettare, cioè che dal governo ci venga imposta una tassa retroattiva. È una cosa veramente indegna di un paese come il nostro. Quindi da qui tutta questa esperienza, insomma, mi sono ritenuto di metterla a disposizione. Il Popolo della Libertà ha avuto la pazzia di chiedermi, quindi volermi nella squadra. Io ce la metterò veramente, veramente tutta. Un altro aspetto che mi ha dato la volontà e la forza, e che credo sia essenziale, la credibilità. Per le famiglie, per le imprese, la stabilità e la credibilità sono la base di tutto. Se io non credo, non posso fare. E allora qui è arrivato il doppio modello. Berlusconi, il governo Berlusconi, Fini, i 2 presidenti che nell'ultimo governo, in 5 anni, hanno fatto tanto, forse non tutto quello che volevano, sappiamo quanto siamo potuti in Italia cambiare, ma l'hanno fatto, quello che hanno promesso hanno fatto, non tutto, ma quello che hanno promesso hanno fatto, ma soprattutto non hanno fatto quello che noi non ci aspettavamo. Il governo Prodi ha esattamente fatto il contrario. Io vorrei ricordarvi
perché forse ci dimentichiamo che durante il faccia a faccia tra Berlusconi e Prodi, anche Prodi aveva detto che non avrebbe aumentato le tasse. Beh, dati Istat, siamo passati dal 39,6% al 43,9%. Questo sapete che non è di tasso interesse, di tasse. Voi sapete che ho dato Istat, quel dato reale purtroppo sorpassa oltre il 50%. Ecco, hanno prima di tutto, qui non è solo una questione politica, è una questione di rispetto, hanno prima di tutto tradito loro stessi e tradito gli italiani. Io sono certo che invece i nostri presidenti, noi tutti, le promesse le manteneremo e quindi alla base di tutto la mia volontà è quella di mettermi a disposizione, soprattutto con i colleghi, per far sì che questo progetto e quindi questo programma venga rispettato. Chiudo con un ultimo impegno personale, che è quello che, se sarò eletto, e lo spero con tutto il cuore, io diventerò un parlamentare del Trentino Alto Adige. Quindi vi aiuterò, l'autonomia non è messa in discussione, ho incominciato ad apprenderla, permettetemi, non voglio entrare nell'argomento perché da pochi giorni sento parlare di autonomia, di autonomia, quindi della doppia costituzione e della legislazione e dell'autonomia dinamica, quindi faccio ancora fatica ad apprendere, ma farò in fretta, ma il mio impegno per aiutarvi a curare i vostri interessi non è assolutamente in discussione. Quindi contate su di me, io sarò con voi quando avrete bisogno e sarò con voi anche quando non avrete bisogno. Sarò qua. Grazie mille.